Questa è una pre-intro. Beh, sono 10 anni che ne facciamo, la saprà la gente, no? Ridere, però. Space Valley! Riverenze a tutta la valle spaziale. Il video di oggi sarà una sfida non tra persone ma tra ricette. La domanda che ci siamo posti è: sono più buone e sono più facili da fare le ricette dei grandi chef o dei food blogger slash influencer? Abbiamo preso la stessa ricetta fatta da una categoria e dall'altra. Cercheremo di capire quale è più buona, quale è più saporita e quale è più facile. 3 chef contro 3 food blogger. Andiamo a vedere chi sono i primi 2 sfidanti. Ha cucinato nella valle spaziale mostrandoci il suo talento culinario innato. Ha incantato centinaia di migliaia di persone su YouTube con le sue ricette facili, golose e trentine. Lui è l'immenso Davide Zambelli! Contro lo chef delle mani d'acciaio che in brevissimo tempo ha conquistato il cuore ed il palato degli italiani. Ha condotto il programma televisivo Cucina da Incubo. Si è distinto come uno dei migliori giudici di Masterchef e il suo ristorante ha ottenuto ben 3 stelle Michelin. Ecco a voi Antonino Cannavacciuolo. Gli occhi alla Sorrentina. Eccoci qui nella cucina laboratorio di Space Valley. Uno dei concorrenti di questi gnocchi alla Sorrentina, il nostro amico Davide Zambelli, a cui facciamo un saluto. Ciao Davidone. Possiamo partire, inauguriamo lo gnocco. La Sorrentina, tra l'altro, uno dei miei piatti preferiti. Lo dici tu? Uno degli unici piatti che io non sono mai riuscito a fare a casa, perché ci ho provato ma mi si appiccicava sempre l'impasto e ci mettevo quintali di farina ma comunque si appiccicava. Quindi sarà lo Zambelli che rivoluzionerà. Oppure sarà Cannavacciuolo, eh? Oddio, buono. Facciamo il trito d'aglio. Questa roba lo sai fare. Il problema è che Nelson è... L'hai tagliato, sorry. 6 cucchiai di olio extravergine. Vado. Vai. Preparare da parte un cucchiaio abbondante di concentrato di pomodoro. No, dai Nelson. No. Mi piace fare questa cosa. È una roba, sembra di sciogliere un rossetto. Non l'avevo mai visto ora di sparsi così. Passatona. Piano Ninni. Qua sale, dentro. Sale, pepe e un pizzicello di zucchero. Per esaltare il salato basta un pizzico di zucchero. Facciamo gli gnocchi adesso. Prendere le patate. Un chilo e due. Un chilo e due. No. Mo tagliamo a rondellone le patate e le mettiamo in microonde. Non so usarlo. Massima potenza 12 minuti. Perfetto, e aspettiamo di vedere se la zambellata funzionerà. C'ha un odore di patate? Ale! Schiaccia patate. Wow! Wow, che sballo schiacciare con lo schiaccia patate. Quindi cosa va aggiunto qua? E delle foglie di basilico adesso. Ma vengono dei bei gnocchettoni, eh? Molto semplice. Sali, pepe, un po' di noce moscata. Un uovo. Un uovo. Un uovo. Ma brucia un botto però. Adesso dovrò mettere anche la farina, no? Gli gnocchi di patate. E alla fine ci va tutta questa? Sì. Portiamo a bollire dell'acqua. Tagliamo a tocchettoni. Bravissimo. Posso ignoccarli io? Non... Tanti carte del tagliagnocco. Sono enormi. Perché hai fatto un tortellone di cosa? Cesare, qui bolle. Sgnoccala tutta. Sono tutti attaccati. Ah! Ma si fa? Qual è il trucco, maestri chef o food blogger, per non bruciarsi quando si butta gli gnocchi? Ah! I gnocchi artigianali. A me questa cosa che hanno forme senza senso, tipo guarda questo. Guarda che belli. Poi ci metti anche qualche foglia di basilico. Devi grattugiarci sopra un po' di formaggio. Fondino di gnocchi. Vai, metti gli gnocchetti, fai la base. E qua smozzarello. No, Nick. Ce n'è poca! Ce n'è poca! Mozzarella di bufala sopra, così. Un po' sparsa a caso. Poi vanno anche delle mini foglie di basilico. Primo strato fatto, secondo strato. Altro strato di mozzarella. Va bene. Direi che va bene. Due basilico. Foglioline di basilico. Questa deve profumare d'estate. Riempiamo bene di parmigiano. Quanto è italiano questo piatto? Lo buttiamo in forno a quanti gradi? 180, 190, 200, 300, 400. Dimmi tu, dimmi. Vediamo tu. Vediamo come esce. E ora è il turno di Antonino Cannavacciuolo. Ciao Antonino, amico di tutti. Adesso magari un grande espertone di cucina ci dirà che cacchio serve. Dobbiamo sbollentare per 10 secondi questi qui in acqua. 1, 2, 10. E poi metterli dentro all'acqua col ghiaccio. Ok, qui abbiamo fermato la cosa. Tu Nelson devi lessare le patate gialle con buccia in abbondante acqua salata. Ma prima sciacquale naturalmente. No, ci fanno raw. Voglio la terra. Io intanto metto il nostro olio a profumare il nostro coso, eh. Dobbiamo fare una roba strana. Dobbiamo fare lo scalpo ai pomodorini. Ah, ma li devi sbucciare. Stiamo coincidendo, abbassa Dio. Quelle patate. Guarda qui come viene via, guarda qua. Buttate i pomodorini, 5 minuti aggiustando di sale. Metti la faccia nella bacinella ghiacciata. No! Ma fallo almeno a favore di camera.
L'ho fatto e basta. Falla almeno favore di camera. L'ho fatto e basta. Tu adesso ti prendi sto patatone e te lo ma sbucci. Ma come faccio a sbucciarlo? Che brutto. Ma sono durissime, ragazzi, non passano. Tira su. 120 grammi di farina, accusì, accusà. Ma quindi cosa fa lui? Mette le ove lì? Solo tuorli. Cos'è un tuorlo? Qual è? Allora, Nelson. Uova, noce moscata? Un po' di noce moscata. Pepasso? Chi l'ha detto il pepe? Chi l'ha detto il pepasso? E metto le patate, allora. Poi piano piano si mischia tutto. Ecco cosa facciamo di cannavacciuolo. Una perucca. È un bel pistolone, f***a. Nelson, dai, Nelson, per favore. Nelson. Ale, ultimi gnocchi. Gnocchi a galla. E adesso che tu li hai cotti, li unisci come prima al sugo. Tiriamo un po'. Sono gli gnocchi alla sorrentina più brutti che abbiamo mai visto. Che altro sembrano sconditi. Antonino, sul tuo blog ti sei scordato di inserire la passata fra gli ingredienti. A spegnere la fiamma aggiunge la mozzarella di bufala tagliata a pezzetti grossolani, le foglie di basilico spezzettate con le mani e ancora un filo d'olio. Allora, i profumi ci sono tutti. Visivamente molto invitanti. Vai, 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 vai. Boom, 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 boom. Basta. È buono il parmigiano. Le, in forno. Gnocchi alla sorrentina. Domanda, dove sta la Sorrentina? Sorrento. Sorrento è vicino a Napoli. Io credo sia una specie di adattamento a pasta della pizza. Visivamente, quale terrina ti ispira di più, la zambella o la cannavacciuola? Davide, scusami tantissimo, ma Antonino qui me l'ha un po' vinta. No, io dico la zambellata di brutto. Io mangerei 20 volte questa. Guarda che gnocchettone. Passiamo a cannavacciuolo. Ha una crosticina, pare molto più importante. Sì, forse ha tenuto meglio anche il calore sotto. Sembra molto più liquido. Oh, però a lot of gnocchi è una smolterrina. Si è creato un sacco di acqua in tutte e due. Questi sono lavati. Sono gnocchi in bianco. Ma perché la mozzarella? Assaggiamo. Sì, i zambelli. Oh, è buonissimo. La salsa è veramente buona. Il pomodoro è proprio buono, 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 ma a livelli alti. Ah. C'è un sapore di aglio bello profondo. La salsa è veramente buonissima. Si sente poco in realtà il sapore della mozzarella di bufala. La mozzarella di bufala è la mozzarella sbagliata. Lo dice anche Zambelli nella sua ricetta. È vero. Perché l'ha detto che è sbagliata se l'ha messa? No, lui mette la normale e dice se volete mettete la bufala ma non c'è. Noi volevamo fare i bufalini. Ma li abbiamo fatti i bufalini? Sì, okay. In entrambi. Che bufalotti. Perde molto il sapore di bufala. A meno che non prendi proprio il pezzetto di mozzarella allora lì lo percepisci. Ma la salsa è buonissima. Lo gnocco è buono, è morbido, è buono. È molto buono. Mattia, beccati Mattia. Questo, Mattia. Saluta il tuo hater, Nick. Ciao, Mattia. Guarda come ti ho visto il viso, Mattia. Passiamo al cannavacciuolo. Allora, alla vista sono molto più pallidi, Sono lavati. Non è venuto un c***o di sughetto, cannavacciuolo, ma che è? 150 grammi di datterini. Perfetto. Un'altra roba completamente. Sa molto più di arrostito, però. Nella prima, il pomodoro aveva un sapore molto intenso. Qui è molto più delicato, ma fresco. È più estiva. Sembra più il sapore del pomodoro della pizza. Il Davidone mi piaceva tantissimo come salsa. Qui hai quella crosticina sopra che si è formata, che è pazzesca. Perché secondo me hai molta più mozzarella sciolta. Questo pomodoro a me piace di più perché sono un porco. Qui è molto più delicato e senti il pomodorino. Una è proprio la ricetta del pueblo, quella che proprio piace a chiunque. Questa secondo me è un pochino più delicata, però è meno buona, diciamolo, dai, andiamo a votare. Di chi è la ricetta migliore? Zambelli! Intanto mangiamo il cannavacciuolo. Perché gli altri sono finiti. Ha radici bolognesi, uno stile eclettico che l'ho contraddistinto da tutti gli altri chef in circolazione. Anche lui non disdegna le stelle Michelin e ne ha conquistate ben 7 nella sua intera carriera. Non teme nessuno e ora vuole conquistare anche YouTube con il suo canale. Lui è lo chef Bruno Barbieri. Contro la regina incontrastata delle ricette facili e veloci su YouTube. Ci ha ipnotizzato con la sua semplicità e bontà d'animo. E il suo canale conta oltre 3 milioni di iscritti. Ha pubblicato ben 6 libri di cucina, raggiungendo le vette delle classifiche dei libri più venduti in Italia. Date il benvenuto a Benedetta Rossi. Polpette al sugo. Vediamo un po' come se la cava il re delle polpette. Ora devi prendere fette di pane e le devi privare della crosta. Così faccio. Bravissimo. L'esperimetro. Bicchiere di latte qui dentro. No, fallo fare Nelson, fallo fare a Ratatouille. Ratatouille. Metti il bicchiere di latte. No, dai. Impregnalo per bene, come se fosse un zuppone. Ha un gran profumo. Prende del parmigiano, prezzemolo, del rosmarino fresco tritato. Dammi un po' di rosmarino. Metti dentro anche sale e pepe e della noce moscata. A questo punto strezzare le fettine di pane. Mescoliamo. No, ancora un botto, mamma mia. Un uovo davanti. Uovo? Caccia dentro. Poi mixo. E poi incomincio a mixare. Devi ottenere una bella palla da basket. Ho la palla da basket. Bella. Ok, ora poco basket devi... ma molto palla. Mettiamo a riposare un po' in frigo la nostra palla di ciccia per farla indurire un po' perché è molto morbida. Pezze, ma è un gigatesticolo. Sì. Dai.
rimbalza. Secondo te il caciocavallo si scioglie come la provola? Il caciocavallo è provola. Ma tu perché hai preso il caciocavallo al posto della provola? Hai preso il caciocavallo? Perché io ho pensato che il caciocavallo fosse una sorta di provola. Zicca, provolino. La grandezza delle polpette va bene, direi. No, ma è gigante. Guarda, guarda Ratatouille. Bello, bello. Eh? Bravo, Ratatouille. Fammi vedere il cappello. Fai vedere cosa c'è sotto. Alza il cappello. Ci sono i peli della Allora, intanto che tu prepari le ultime, io scaldo un po' d'olio nella padella. Metti a soffriggere la cipolla e l'aglio. Mezzo concentrato di pomodoro. Un poco. Basta, basta. Peperone? A listarelle? Sì, prima di aggiungerlo aggiungi il pomodoro. Dopo ci va anche il peperoncino. Un po' di farina per infarinare le nostre polpette. Le fai un po' srotolare, lui le usa come se fossero delle biglie da spiaggia. Così? Bravo, sì sì, devi un po', esatto. Quindi adesso noi aspettiamo che si scaldi questa padellina. Poi metti a soffriggere le tue polpettine. Sì, basta che poi le devi far girare. Fra poco, quando le avrai un po' risollate tutto, aggiungi anche i peperoni, un po' di timo, un po' di rosmarino. Basta, se preferisci puoi anche aggiungere una noccetta di burro. Nappalo tutto. Sporca la terrina, un po' di sugo. Metti le polpette. 2, 3, 4, 7. Dato tu Nelson puoi prendere i peperoni e andarli a posizionare anche quelli in mezzo tra le polpette. Ora fai una cosa strana, ci vai a spaccare sopra un uovo. Un uovo sopra? In mezzo, fa proprio esattamente così. Poi metti 3 noccette di burro. Where is the burro de cacahuete? 2 e 3. Stare in forno 180 gradi per 30 minuti. Inforniamo. Tocca adesso a Benedetta Rossi. Prendi il macinato, lo cacci sempre dentro il ciotolone. Cioè alla fine il polpetto è quello, eh. Schiaffa lì, fai là, fai qui, qua. Metti l'uovo. Ah, subito. Oh, palè. 30 grammi di parmigiano grattugiato. 30 grammi sono un botto. 100 ml di latte. Latte intero? Le. Un po' di prezzemolo, non tanto. Non tanto perché il prezzemolo è cattivo. Tu adesso devi incominciare a impastare. Tu chi? E aggiungi, siamo in due, il pan grattato poco alla volta. Senti qua che odore, fa odore di torta. Perché? Perché fa odore perché di cookies? Perché, Benedetta? La metti in forno e c'è una torta. Pianino. Che cos'è? Marmo sgretolato sto coso. È strabella la consistenza, mi sta sbucciando le mani. Quindi al volo, tonno. No, 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 no. Mentre uno fa le polpette, l'altro potrebbe preparare il sugo. Danza coduro. Quando incomincia a dorarsi la cipolla, aggiungi le polpette dentro. Cipolle dorate. Ma devo coprire anche? No, non devi coprire. Al volo, tonno. No, 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 no. La presa. No, no, quando no, sono belle sigillate, una bella sfumata con il vino bianco. Basta, basta. È pochissimo. È pochissimo, ancora un po'. Lasciamo che i vapori del vino se ne va. Com'è? Poi sfumate un po' e poi dopo mettete 400 grammi di passata di pomodoro. Perfetto. Vado, eh. Poi un po' di sale, coprite e tenete per 15 minuti. Maestri dell'arrangiarsi. Polpette al sugo. Io sono molto curioso di assaggiarle. Quale ti fa più fame? Queste hanno infinitesimali ingredienti in più rispetto a queste. Oh, sono ricette diverse che affrontano. Oh, sono ricette diverse. No, beh, sono ricette diverse. Sono belle panose queste. Sì, sono belle, cioè, sono belle spugnose. Mi ispira. C'era un casino di pangrattato che non c'era in quelle. O mensa. Not malvagie. Belle panose, confermo. Dai, tienene. Io, Nick, so che te le dovevi portare a casa, ma ne ho già mangiate tipo tre. Ma queste le avevamo sfumate col vino, vero? Sì, sfumate col vino. Non sente, mi fa impazzire la carne. Potrebbe essere un po' più saporita. Manca qualcosina proprio alla polpetta. Non so, vuoi finirle oppure... Però è bello. Cioè, sa di mensa, però non siamo una mensa. Vabbè, buona. Beh, la mensa si mangia bene. Mega curioso, però. Barbie? Signor Barbie, quando vuoi. Anche il sugo sembra proprio bello. Però io non ho capito l'ovetto, perché metterci l'ovetto? Vabbè, un colore, dai. Oddio, tu. Sono dure, eh? Teoricamente hanno anche il core. Il core di formaggio? Sì, il core del formaggio che però si è un po' asciugato. Ci sei, Cesarino? Andiamo. Ah. È di cibo greco. È di moussaka. Però sanno tantissimo di peperone. Forse un pochino meno di peperoni dovevamo metterci. La polpetta sa di greco, perché comunque è carne molto speziata. Il peperone ti portano fuori, in giro per il mondo. Però non so quanto si arrede le polpette, eh. Orcala, così. No, devo dire la verità. Se dovessi finirne uno, finirei questo. Probabilmente anch'io. Il forno le ha asciugate tantissimo. Il sapore è più bilanciato, seppur più semplice, in quelle. Di chi è la ricetta migliore? Benedetta Rossi. Qui non c'è sta nient'altro da fare. È meglio conosciuto come il re del cioccolato. Possiede una delle pasticcerie più celebri a Milano e si è fatto conoscere al grande pubblico con la conduzione del programma Bake Off, dove si è dimostrato un giudice severo ma giusto. Lui è il re Ernst Knam. Contro colei che ci è apparsa casualmente su TikTok. Ce ne siamo innamorati immediatamente grazie alla sua dolcezza e alla sua conoscenza della tradizione gastronomica. Ogni suo video macina milioni e milioni di visualizzazioni e il suo successo non accenna a fermarsi. Stiamo parlando di Nonna Silvi. Tirami su. Mettiti prono, per favore, che ti misuro la temperatura rettale. No, tu lo fai davvero? Il Knam richiede di fare i savoiardi a mano, a manoni. Col c***o!
No, invece lo facciamo. Devi separare intanto gli albumi dai tuorli. A questo punto dovete aggiungere 37,5 grammi di zucchero. Prendete i tuorli che avete diviso e poi li butti dentro. Poi ora vai a prendere la tua vaniglia e ci mettete dentro i semi di una bacca di vaniglia. E a questo punto lo devi incominciare con le fruste e lo devi montare. Devi ottenere un composto spumoso e chiaro. Ha un odore buonissimo di vaniglia. Dall'altra parte, Nelson, tu ti pigli tre albumi. Bravissimo. Poi? Ora incomincia a montare. E quando incomincia a diventarti bello, scusa. Però, no. Non so come tirarmi. Quando diventa bello spumosino, incomincia ad aggiungerci 90 grammi di zucchero. Sì, ma dai, stai lì. Sì, ma hai capito, dai. Mischia i composti delicatamente con una marisa dal basso verso l'alto. La marisa. Prendi 45 grammi di farina e la setacci. Poi devi setacciare anche 37,5 grammi di fecola di patate. Ora devi mischiare quella lì al composto come se stessi andando a disinnescare una bomba. Bravo. Carta da forno messa. Knam ci sta però portando su un livello veramente difficile. Praticamente stiamo mettendo lo zucchero sul tagliere per andare a tocciare i nostri savoiardi che creeremo su tutta la superficie. Non lo sappiamo fare neanche. No, di più, vai, ancora di più. Vado a mettere dentro la sacca poche la nostra cremina, eh. Vado! No, esce da sopra, esce da sopra, Nelson! No, no, dai, aspetta! Aspetta, Nelson! La pasticceria non è un reato! Adesso li tocciamo nello zucchero e li riribaltiamo. Beh, questo è molto più semplice di quanto mi aspettavo. Ma voglio rifarli questi? No. No, no, sono pieghi. Fammi anche questo, dai. Dai, facciamo anche quello, dai. Oh, bello. Vabbè, ma... Porco! Sopra, sopra! Dai, mi hai distratto! Inforniamo a 190 per 10-12 minuti, via. Guardate che belli. L'ha fatto! Guarda, sembra la cacca del mio gattino. Vabbè, sono i biscotti che faceva mia nonna. La crostina di sale è bellissima, sembra veramente savoiardo. È zucchero. Faccia la crema. No, fate la bagna. Faccia la bagna. Voi mettete 50 grammi di caffè. 50 spacchetti. Preciso. Poi ci aggiungi 50 grammi di liquoretto al caffè. Perfetto. Perfetto, mettetelo da parte. Prenotato. Lasciatelo raffreddare. Porta a casa. Metti da parte 30 grammi di zucchero. Ora torniamo alla grande passione di Nels. Devo mettergli lo zucchero. Sì. No, no, non adesso. Tu andrai a prendere 250 grammi di mascarpone. Ma cos'è il mascarpone? Aggiungi al tuo composto un baccello di vaniglia. Poi? Ora devi aggiungere due tuorli. Passa le fruste al Cesare. Divertiti. Un bel composto, uniforme, ben montato, mi raccomando. Sembra pelle di vecchio. Metti in una ciotolina 125 grammi di panna fresca liquida. Le. Voilà. Quella la devi semimontare, sempre con le fruste. Dai, Nelson. Semimontare cosa vuol dire? Guarda, va bene, secondo me, semimontato. A questo punto lo metti nella crema di tuorli e sempre con le fruste lo mischi per incorporarla. La pasticceria è una rottura di c***o. È vero. Ora andate a grattugiarci del cioccolato fondente a più o meno 120 grammi. Tu c'ha voglia grattugiare 120 grammi di questa? A questo punto prendere gli albumi e mescolarli delicatamente dal basso verso l'alto. Secondo me abbiamo sbagliato le proporzioni. Guarda il cioccolato quant'è. Prendete i savoiardi, li tagliate a metà, gli date una spennellata di bagna al caffè. Dove li stai pucciando, testa di m***a? Nel caffè? Devi pucciarlo nel composto che hai fatto prima, col liquore. Ma avevi detto caffè. Cosa serve la bagna? Vabbè, due caffè hanno un sapore diverso. Voi non state capendo più niente, secondo me. Beh, è la pasticceria. Ma che puzza di alcol, però. Nels, tu devi fare tutta una coroncina intorno. Non devi uscire dal coppapasta. Ma tu che mi stai dando così, eh? Ma poi perché stai usando solo quelli bruciati che abbiamo tutti quelli buoni? Ma spezzali. Ora che hai fatto la coroncina, ci dovresti andare a mettere dentro con la sacca poche. Ma fa schifo sta cosa. Ci dovresti andare a mettere dentro la crema di tiramisù. Anche sopra. Sì, sì, sopra, vai, vai. Comunque viene davvero buono questo, eh. Cacao in polvere sopra. Perfetto. Ora, ragazzi, si va a togliere lo stampino. Oh! Vai. Wow! Oh mio Dio! Eccolo! Che figo! Comunque questo crolla, eh. Sì, sta collassando. Sta per mollare, sta per mollare. Molla. Sta implodendo. Molla. Passiamo la palla alla signora Silvi! Nonna! Nonna Silvi! Nonna Silvi! No, fermatelo! È già caffettato! Spacchiamo le uova e dividiamo tuorli e albumi, versando i tuorli in una delle due ciotole di zucchero. Poi versi dentro il mascarpone e mescoli dall'alto verso il basso.
Vemmo. Ora che è bello montato a neve, aggiungi al composto di Nelson e sempre delicatamente, Nelson, dal basso verso l'alto, mischi il composto. Cesare, puoi incominciare a zuppare quei bei savoiardi nel caffè e disporli dentro la tua plafoniera. La nonna Silvi lo fa con il cioccolato senza. Ci caccia soprattutto. E via. Polvere di cacao e tutti zitti. Cioè, very simple, very simple. È veramente così una vaccata fare un tiramisù. Cacao spolverato? Un po' di cacao sopra, ragazzi. E via col vento. Il nostro tiramisù della nonna Silvi, nonché quello del pueblo. In frigo, ci rivediamo all'assaggio. Tiramisù! Gommo is coming back, bitches! No, no. Vabbè, oh. Capisco che le nostre mani sono inesperte, ma qui sembra veramente che qualcuno l'abbia scorreggiato fuori di netto, cioè. Ma dovevi anche... Buon appetito! No! Buono. La consistenza della crema non mi piace. È spumosissimo. Beh, è montato troppo. Dà l'idea di essere molto leggero. È super standard questa come preparazione. Però comunque il gusto è quello. È buono, cioè, se ti presenti a una festa, a una cena, con un teglione di sto tiramisù, secondo me fai una porca figura. Soprattutto porca! Il savoiardo col caffè è buono, è delicato, non si sente troppo. Non sono super fan della consistenza della crema, però non sono super fan del tiramisù. In generale. Okay. Non male comunque, buon sapore, buono, ma buono. D'altronde... Safe e veloce. Avvelenato anche, forse. È il cacao. Oddio! Dottor Ernest Knapp. Vai! È molto più gelato come consistenza. Ma guarda qua però, guarda l'interno. Non mi ispira per niente, sembra bellissimo. Una roba al tartufo. Cosa succede? Sta di fiesta. È vero. È esattamente un po' un delizio e un po' una fiesta. Però si sente l'elaborazione. Sì, ma non mi piace. L'impegno. Però è lontano dal tiramisù che conosciamo. Ha una consistenza terribile. Però aspetta, prova anche a toglierlo dal magari liquore che avete messo. Cioè pensa no, anche no, col fatto... No, non si sente tanto liquore. Okay. Un combattuto perché... Ha una consistenza orrenda. No, così... Non bello. È solo più turgido rispetto a prima. Eh no, perché c'è questo... Ah, sì, vabbè, ma dei problemi col cacao. Ah, questa sovrabbondanza di savoiardi bagnati. È straspapposo con dentro questa cosa che è spugnoso. Che è strano. Potremmo anche aver sbagliato qualcosa noi. Potrebbe essere. Ma ora dobbiamo dare la parola all'esperto. Diamo la parola al nostro signor Paruolo. Che con grande silenzio ed edizione. Brutto! No, pesissimo. Fagli sentire anche l'altro. Fagli sentire anche l'altro. Posso dire, quello di Knam è spumoso. È strano. Bello. Ha detto una preferenza. Io ti avevo detto di non esprimere nessuna preferenza. Però non questo mi è più dispiace. Classico. Però non diresti è un tiramisù. Diresti è un dolce strano che non hai mai mangiato. Sì. Andiamo a esprimere la nostra preferenza e poi ci andiamo a cacare addosso. Di chi è la ricetta migliore? Nonna Silvi. Oh. Secondo me non c'è paragone. Non abbiamo scoperto un c***o. Sulla carta sembra un risultato sconvolgente, 3-0 per i food blogger / influencer contro i chef. In realtà, se vai al ristorante ti aspetti di mangiare meglio dallo chef, ma se segui una ricetta su internet è meglio quella esattamente del food blogger. Questo è il suo lavoro. Probabilmente siamo solo noi che siamo incapaci di fare ricette un pochino più elaborate, come voi a casa. Esatto. Usate la sezione commenti di questo video per suggerirci altri chef e altri food blogger influencer con le loro ricette che vorreste vedere in un secondo episodio. La nostra esperienza però nel mondo dei food blogger non è finita, perché abbiamo fatto un altro video extra che uscirà a brevissimo del nostro food blogger preferito, Nicola Sparuolo. Palato di vino con il rotolo che scoprirete presto. Non è un rotolo, ma non facciamo altri spoiler. Arriverenze. Sono ricominciati i vlog su Around the Valley, il nostro secondo canale dove non facciamo assolutamente niente! Cazzeggio, pranzi, serate, tutto quello che volete! Appendiamo i quadri, ce la prendiamo con tonno! E poi le live! Ogni mattina dalle 9 su Twitch, canale Space Valley, la pagina Instagram, Valle Spaziale, venite a seguirci! E poi ancora i video extra! I video extra! Siamo... No! E poi il merch! Le magliette! Le felpe! I cappelli di Natale! Le tazze! Le tazze! Le tazze nuove! Il nuovo logo! Ah...